Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Oltre la pellicola. Il film di cui volevo parlarvi oggi è uno di quei grandi classici della storia del cinema che tutti hanno visto almeno una volta nella vita. Si tratta infatti di Braveheart, diretto da Mel Gibson nel 1994, che conquistò l'Oscar come miglior regista nel 1996 proprio grazie a questo film. Si tratta di un film in costume che racconta le gesta di William Wallace, un famoso eroe nazionale scozzese, protagonista della guerra d'indipendenza dall'Inghilterra nella seconda metà del XIII secolo. Wallace era figlio di un piccolo borghese scozzese che morì in seguito, insieme alla maggior parte dei nobili scozzesi, ingannati da Edoardo I il Plantageneto, re d'Inghilterra. Al di là della vicenda storica che è abbastanza romanzata e della narrazione degli eventi che avrebbero portato alla leggenda del nome di William Wallace, che sarà visto dai contemporanei come un gigante dotato di una forza sovraumana e in grado di sconfiggere da solo e affrontare da solo un intero esercito, Wallace era in realtà un uomo, un semplice uomo, un grandissimo uomo e non un uomo grande. E il film punta la lente molto su questo argomento, su questa questione. Infatti ci viene mostrato il vero ci mostra William Wallace, non l'eroe ma l'uomo, un uomo che impugna la spada contro gli inglesi inizialmente per vendetta, ma da quel desiderio di vendetta nascerà poi un desiderio di libertà così forte e così radicato al suo interno che gli permetterà di guardare in faccia la morte senza temerla. Wallace nel corso del film verrà più volte tradito e tentato, e lo stesso Edoardo I il Plantageneto offrirà grandi quantità di terre, di ricchezze e di oro a Wallace nel tentativo di farlo desistere dalla sua impresa, dalla sua missione, ma egli non si lascerà comprare, non si lascerà corrompere, perché per lui la libertà non ha prezzo, e queste scelte daranno una fortissima impronta, una forte aura mistica al personaggio di William Wallace, permeandolo di una grandissima spiritualità e richiamando in più occasioni le tentazioni di Cristo nel deserto. Tentazioni e tradimenti vengono quindi superati in nome di un ideale più grande. Tra i vari personaggi secondari che appaiono nel film spicca in modo particolare la figura di Robert Bruce, un nobile scozzese che tradirà a più riprese William Wallace, ma quando i due si troveranno a combattere faccia a faccia, Bruce non riuscirà ad uccidere William, alimentando così nuovamente la fiducia in questi, che purtroppo porterà alla condanna e all'arresto di William. William verrà infatti tradito per l'ultima volta in seguito a un incontro organizzato con i nobili, incontro al quale accetterà di partecipare proprio per via della presenza di Robert Bruce, ma gli altri nobili tradiranno e venderanno William, consegnandolo al Plantageneto, il quale lo torturerà affinché questi si pieghi alla corona inglese, ma con l'ultimo fiato che ha in gola William non si piegherà al re d'Inghilterra, ma urlerà libertà. Libertà, quel motore inarrestabile che spinge gli uomini a superare i propri limiti e a compiere opere grandiose in suo nome. William Wallace è per gli scozzesi l'emblema stesso della libertà, un uomo che per la libertà del suo popolo è disposto a sfidare un intero esercito e a morire tra le più atroci sofferenze e torture pur di essere libero. La vita e soprattutto la morte di William Wallace infetteranno la mente di Robert Bruce, che capirà che la Scozia è fatta anche e soprattutto di scozzesi e non soltanto di braccianti. Capirà che un lembo di terra è più di un semplice lembo di terra, ma è il luogo in cui vivono delle persone. Capirà che tutte le ricchezze di questo mondo non valgono un solo giorno da schiavi e che quelle terre che possiede sono solo sterili rocce e arbusti e piante se non affiancate da un popolo libero. E allora salirà a cavallo e senza scendere a compromessi chiederà al suo esercito: avete combattuto per Wallace, ora combatterete per me? E senza aspettare la risposta si lancerà contro l'esercito inglese. E l'esercito lo seguirà, perché da quel momento Robert Bruce non starà più combattendo per se stesso e per aumentare le proprie proprietà, ma starà combattendo per la Scozia e per la libertà del suo popolo. Questo film ha un grandissimo messaggio di fondo, che è il desiderio di libertà, il combattere per la propria libertà a discapito della propria vita, perché un'intera vita da schiavi non vale un solo giorno da uomini liberi.
questo messaggio non è neanche tanto nascosto, ci viene anzi più volte rinfacciato. Lo stesso William Wallace, nella scena più famosa del film, incitando l'esercito, riassumerà perfettamente l'intero film, la sua vita e il messaggio principale di questo film. Vado a leggervi il discorso, il monologo di incitamento. Certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po'. Agonizzanti in un letto fra molti anni da adesso, siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avete vissuto a partire da oggi per avere un'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà. Con uno dei monologhi più forti e famosi della storia del cinema, questo video è giunto a conclusione. Io, come al solito, vi invito a condividere, commentare e mettere mi piace, ovviamente, se il video è stato di vostro gradimento. E se vi interessa, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti!